Era nato come un amore estivo per diventare una relazione altalenante e trasformarsi in una convivenza burrascosa durata un anno. Ma quando gli ha comunicato che dopo 4 anni l'amore era finito, per lei è iniziato l'incubo. SMS, lettere, messaggi su Facebook da profili falsi, appostamenti sotto casa. Uno stilicidio interrotto solo dopo svariate denunce per stalking. La vittima è Greta Del Fabbro, pugile professionista e insegnante di box presso la Bulls Team, 43 anni, romana, dal 2015 trapiantata a Tivoli. Stalkerare viene da to stalk, che significa cacciare. Ed è proprio così che si sente chi è vittima di questo tipo di crimine. Ci si sente una preda. E si ha paura per se stessi e per le persone care a cui si vuole bene, perché si capisce di essere diventati l'obiettivo di un'ossessione. La sua storia di vittima di persecuzione è iniziata a giugno 2019. Lo stalker è un 43enne idraulico di Tivoli, al quale giovedì 11 giugno i carabinieri della stazione locale hanno notificato l'ordine di divieto di dimora nel comune di residenza e l'allontanamento dalla vittima. Appena ho capito di essere vittima di stalking, mi sono rivolta al centro antiviolenza e ai carabinieri. Ho trovato un bravo carabiniere, una bravissima persona che mi ha seguita e che mi ha aiutata, ma ho capito anche che tutto il sistema istituzionale che dovrebbe sostenere queste situazioni non è in grado di agire tempestivamente, di intervenire tempestivamente a tutela della vittima e della sua famiglia. Per Greta l'incubo sembra finito, almeno per ora, ma la sua storia può essere d'esempio per molte donne. Per questo ho deciso di essere d'esempio, di comunicare questa mia storia a tutti, per tutte le donne che si trovano in una situazione simile alla mia e anche in memoria di tutte le donne che purtroppo non ce l'hanno fatta. Perché la cosa importante appena ci si trova in una situazione del genere è assolutamente denunciare e rivolgersi ai centri antiviolenza, ma non è solo quello, bisogna assolutamente raccontare alle persone che fanno parte della nostra vita che cosa ci sta accadendo, cercare di avere il loro sostegno, di chi vuole darlo naturalmente, perché solo da lì si trova la forza e la tenacia per andare avanti, per non mollare, per essere perseveranti fino ad ottenere una giustizia. Dipende anche tanto dalla nostra forza, quindi bisogna assolutamente essere forti insieme alle persone che vogliono accompagnarci in questo percorso difficile.